solamente diretta dei farmaci. C'è un ASL, una piccola ASL che è l'ASL 2 di Imperia, in cui si è scelta la sola distribuzione diretta e nel solo anno 2015 si sono risparmiati 1.087.000 euro con questa scelta. In una sola ASL così piccola. Questa cifra non ce la siamo inventata, ma è stata certificata dalla Corte dei Conti. Per il resto della Regione Liguria l'aggravio dei costi per la scelta della distribuzione promiscua è invece stata di più di 6 milioni di euro. Quindi con questo emendamento di fatto con questo ordine del giorno faremmo risparmiare al Servizio Sanitario Nazionale, puntando sulla distribuzione diretta, diversi milioni di euro. Io non riesco a capire per quale ragione ci sia un parere contrario. Se il sottosegretario me lo spiega, mi fa un favore. Grazie. La ringrazio. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Parere contrario. Ci siamo? La marca. Stella Bianchi, Cooperlo. Chi manca? Cooperlo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 112 favorevoli, 339 contrari, la Camera respinge. 71 Di Vita, parere favorevole. 72 Grillo, favorevole. 73 L'Orefice, favorevole. Con riformulazione si accetta la riformulazione. 74 Colonnese, favorevole. Con riformulazione si accetta la riformulazione. 75 Gallinella, favorevole. 76 L'Abbate, favorevole. 77 Cagnarli, favorevole. 78 Bernini Massimiliano, favorevole. Con riformulazione si accetta. 79 Rampelli, favorevole. 80 Parentela, favorevole. Con riformulazione Parentela chiede di parlare, quindi non accetta la riformulazione. Parentela. Presidente, volevo semplicemente fare una domanda al Governo sulla motivazione che ha spinto appunto il Governo a riformulare l'impegno. Il fine era quello appunto di superare questa crisi che sta colpendo l'intero comparto cerealicolo, ed è chiaro che con il nostro impegno noi intendiamo appunto salvaguardare la salubrità del grano che importiamo dall'estero, quindi non capisco...